Siamo in consegna, car tablet dedicato Fiat Fremont, siamo arrivati a Android 10, 4 GB di RAM, ROM 64 GB, siamo su YouTube, possiamo ingrandire lo schermo. Torniamo indietro fino ad arrivare all'icona YouTube, eccoci qua, e poi andiamo avanti con le altre app. Questa è la home, siamo in gestione radio, volume, affida la salute delle tue mani, stazioni memorizzabili. Poi abbiamo anche la retrocamera. Poi passiamo alla visualizzazione aria condizionata. Nel momento in cui accediamo ai comandi aria condizionata avremo la visualizzazione anche nel display del car tablet. Queste sono le impostazioni veicolo, a seconda degli optional della Fiat Fremont possiamo andare a impostare le impostazioni veicolo. E poi abbiamo tutto il mondo Android, partiamo da una qualsiasi app, Play Store. Qui siamo sul Play Store. YouTube l'abbiamo visto, passiamo a Maps. Abbiamo anche qui il recupero comandi al volante, come vedete. Poi ci sono alcune Jeep Renegade che hanno i monitor posteriori, ma quelli non vengono recuperati dal sistema. Adesso abbiamo aggiornato Maps e andiamo a fare la posizione real time. Ovviamente nel momento in cui accendiamo il tablet andiamo a fare tutti gli aggiornamenti, i primi 10 minuti, un quarto d'ora il tablet è un pochino più lento, poi si stabilizza perché deve fare aggiornare il Play Store e tutto quanto. Usciamo da Maps e poi insomma una volta che voi volete vi potete scaricare tutte le app. Qui adesso ci chiede di configurare e aggiornare Google. Ok, già si è aggiornato, siamo su Google. Questo prodotto è disponibile su www.audiolite.it. Qui abbiamo la gestione file musicali tramite le USB. Abbiamo anche gestione video. E anche questo veicolo è pronto per la consegna. Ci vediamo tra un pochino con un altro video car tablet dedicato Honda. A dopo.